E c'è qua la sorpresa. Ma guarda che non ho messo in mente. Bravo, grande presidente. Sembri la Zerbella. Eh? La Zerbella abbiamo salutato. Dove sei? Faccio un saluto affettuoso al Lazio Club dell'Aquila, sempre forza Lazio. Grazie. Presidente, stasera rimane a cena con la squadra? Vieni con la cena libera, Dani. Libera. Non so, presidente. Rimane a cena qua. Ah, per sapere fino a che ora dobbiamo andare. Esatto. Stata il mortal sospiro, stette la spoglia in me, ma non orme di tanto, ti vedi che qualche cosa ancora mi ricordo pure io. Ma non si muove, eh? No. Perché quello che ci abbiamo che. E che manca? Questo hai ragione. Almeno quello. Come ha detto Rich fino a quando non vende un regista non viene. Cosa? Come ha detto, fino a quando non vende un regista Rich non viene, visto che ha capito niente. E ci sono già tre cose. Scusate, io faccio un discorso pratico e dico, quello che devo fare lo so, perché i confronti li abbiamo avuti prima, alla fine del campionato, sulle esigenze che potrebbero, come dire, migliorare ulteriormente la squadra. Quindi non è un segreto. State fatto e bisogna dare delle priorità. Oggi io sono abituato a dare le priorità sui problemi, perché altrimenti che fai? Parti da quello che ti serve, che è un di più rispetto a quello. Allora, serviva il sostituto dell'Immobile, sostituto del virgolette quando Immobile non può accedere, il vice Immobile. Beh, abbiamo comprato. E abbiamo scelto uno dei migliori che c'è sta sul mercato per l'età, per le cose, cioè, perlomeno poi speriamo che faccia quello che ha fatto fuori. Se ha fatto quello che fa quello che ha fatto fuori, penso che è un buon giocatore. Poi è dato via Milinkovic, certo non l'ho mandato via io, anzi, io ho tentato di tenerlo fino alla fine. Purtroppo però gli hanno dato 20 milioni all'anno. Giusto. Ha deciso di andare via. E io ho detto va bene. E allora a certo punto adesso che devo fare la prima cosa a cui mi devo dedicare e sostituire le cose. Dico, cioè, tutto, basta, questa è la prima cosa. Poi dopo tutto il resto che sono in aggiunta verranno fatti, perché già stiamo lavorando e fare. Ancora. Ma guarda, una cosa, guarda, cioè tu non ti sei imparato ancora a fare il mestiere tuo. Perché tu vuoi che io ti risponda quello che c'è nella testa di te. Io ti ho detto, i giocatori li scelgo io. Quindi quello che dici te potrebbe essere giusto ma potrebbe essere sbagliato. Quindi quando vedrete i giocatori direte, sapevi che prendevo Castellano? No. C'era nell'aria, ma uscire perché dopo quando ho tirato fuori io, ma se sapere Marco chi è, tutti Zanabria, secondo te è meglio Castellano o Zanabria? Io preferisco Castellano. Allora da che parliamo? Ma Ricci, che si dice, presidente Ricci? Che ne so, io i Ricci mangio con gli spaghetti. Ah, pure io sto. Adesso io sto nel turno, devo immaginare. Poi se quelli avvelenati. Alessio però non si fa vedere. Ci ho detto, ti sono venuto a trovare, se fa vedere Alessio. Chi? Alessio Romagnoli, di Nettuno, se fa vedere, delinquente. Poi appena ho contratto a casa. No, sto scherzando, come sei? E lì ci mandiamo la per l'altro, no? Castellano, quando arriva stasera? Da giornalista, sì, una domanda seria. No, ma forse è meglio. Ma c'avevo così. Hai visto da sto vista? È una conferenza di. Ma che fai? Mo ti metto No. Vabbè, c'è un problema. Quando arriva Castellano? Speriamo stasera. Lunedì, martedì. Ah, no. Stiamo finendo le procedure. Sarri come l'ha visto, presidente?
Bene, come ho visto? No, tranquillo, è tranquillo, tranquillo. Ancora, e mo rivede, ah, guarda domani, perché deve stare non tranquillo? Sì. Glielo chiedo. E allora chiedo. Perché deve stare tranquillo? Le chiedo se sta tranquillo. A me mi risulta tranquillo, forse avrà qualche problema suo personale. Ognuno, io sono tranquillo secondo lei? Assolutamente no. E allora, ognuno c'ha i propri problemi, no? La tranquillità che significa? Stefano Radu rimane nell'ambiente della Lazio? Adesso sta a riposare, poi vedremo. Perché noi ci tenevamo? No, ma stiamo come club manager. Ma che club manager? Il mio grande per noi vogliamo che alcune bandiere restino, presidente. Ma no, ma che resti è una cosa, gli diamo pure la politica. Allora dove faccio prima, presidente? Con la pena. Come c'è? Per non dimenticare. Perché se tu fai che si attende se ora la gente ti chiede di tenere su. Ma Verà, è questa storia di Verà. È una grande stronzata. Verardi non è stato mai messo in vendita. Io l'ho chiamato, non lui, chiamato il proprietario della società. Non l'ha messo in vendita, non sta in vendita. Chiede a parte la cifra spaventosa, no, non l'ha messa in media. E poi l'anno scorso ha firmato il contratto a Juve e l'ha strappato. Quindi tocca, no? Pure vedere con chi parli, no? Ah, quindi si vede pure quello altra chiesa, bravo. Sempre dai giornalisti. Che gli porti via, che gli porti via, i morti, che è strutturato, presidente. Vai con la foto. Me lo devi tranquillizzare solo lei, ma può tranquillizzare. Vai. Fabrizio non deve aver paura, perché la Lazio rimane sempre forte indipendentemente dalle persone e comunque le tue preoccupazioni non esistono. Ciao. Uno scrive le stronzate, se ne assuma la responsabilità. Io ti ho già detto, sono giornalista, quando tu sei in fascia io facevo giornalista. Ah, però è una questione di età, io ho capito. Ho capito, però c'è una differenza, io sono fatto, voi non lo sapete perché sì. Prima devi verificare le notizie per pubblicare. 30 persone adesso in tutti sbagliano. Bravo, ciao, un abbraccio. Capito qual è il problema? Il problema non 30, no, dice una. Sì. No, dico il fatto che comunque stanno a trovare il modo. Ma chi? Tutti. Ma chi? Tutti. Ma tutti chi? Tutti i giornalisti. Tutti. Ma chi questo? Vedete, i giornalisti, giornalai, che non giornalisti. Giornalai, tutti i giornalai, non giornalisti. Ciao a tutti, lo metto l'iscritto. Chiamate il procuratore dell'immobile e dire se hanno avuto lo scelto. Ma non ti risponde perché sta incazzato e sta vedendo chiamare questa notizia per denunciare. Non so che... Capito? Quindi è una bugia, credi, è una totale bugia. Non so chi ha rimesso in giro. Ma quando arriva il centravanti nuovo, presidente? Lunedì sera o martedì mattina. Ah, ok. Quando capirete troppo tardi, sarà cosa. Allora, quando sono partito io, era sotto zero. Sotto zero. Non gli aprivano neanche i conti in banca, non i conti affidati, per conto personale. Non tardi, tengo solo quello. C'era 1070 milioni di debiti, 550 milioni di debiti, 84 milioni di ricavi, 86,5 milioni di perdite. Voi non sapete neanche come si scrivono. 20 anni fa erano 1070 miliardi, nessuno, sono scappati tutti, voglio dire tutte le stronzate. Nessuno ha fatto. Dopodiché quello che ho fatto io nel calcio non ha fatto nessuno nella storia, nessuno. Perché ho preso la Lazio per un male dopo la Juve, quella di tutti i trofei, ha un centro sportivo del migliore d'Italia, l'ho trasformato, è diventato così. Fatto ma quando? Dopo una conferenza stampa che ci hai fatto partire tutto dell'hub. Da quello sportivo, della sanità. Sì, ma adesso abbiamo trasformato ancora, abbiamo fatto tutto il calcio femminile, eccetera. Quindi questa roba per farvi capire è la cosa. Poi. Con la Salernitana ho preso in eccellenza un portare in Serie A, l'unico caso nella storia d'Italia, del calcio italiano. Quindi qualcosa per fare. E allora basta, ma voi parlate, fatemi fare me, ognuno deve fare il proprio mestiere, voi fate i tifosi e io faccio il proprio. Io sono giornalista. Ma ho capito, io giornalista. Io faccio il tifosi. Vai, dimmi. Io qualche altro da Lazio perché ho preso i palazzi di Roma.